In questo video tratteremo l'iceberg dei ban della Mojang. Ho scoperto veramente un sacco di segreti assurdi e di cose ingiuste che sono state fatte nel corso degli ultimi anni, ma di cui nessuno è a conoscenza. Mi raccomando, lasciate un like, io sono sicuro che questo video vi scioccherà, ma iniziamo subito con l'iceberg. Come abbiamo trattato di recente in un video, Minecraft ha introdotto un nuovo sistema per bannare tutti quanti i video che non andrebbero bene, ma questo sistema ha un sacco di problemi. Ma facciamo con calma un passo indietro in modo tale che vi riassumo tutto e vi racconto poi dopo tutto questo iceberg di informazioni che ho trovato, che sono veramente incredibili, sono rimasto scioccato. Come abbiamo visto insieme, il regolamento di Minecraft vieta la possibilità di poter fare dei video che vanno contro il divertimento delle persone e contro, quindi diciamo, il benessere dei giocatori se riguardano l'utilizzo di hack o di mod improprie. Tanto è vero che un sacco di mod nell'ultimo periodo sono state bannate anche per l'aggiornamento che hanno fatto, che le hanno messe in vendita poi loro, ma vabbè, questo è un altro discorso che abbiamo trattato insieme in un video di recente. Ma hanno bannato tantissime persone per aver fatto dei video sulle hack, perché appunto, a differenza delle mod normali che vanno ad aggiungere delle cose in gioco, le hack vanno a rovinare l'esperienza di gioco degli altri giocatori. E fin qui sembra una cosa positiva, cioè appunto, per limitare la diffusione delle hack loro stanno bannando e bloccando tutti quanti i video in cui ne vengono trattate. Il problema, anzi il doppio problema di cui avevamo visto nel primo video, è che in primis ci sono dei server che permettono l'utilizzo di hack. C'è una vera e propria community enorme di Minecraft Anarchia sviluppata in America, che ha, pensate, più di 15 youtuber, alcuni anche abbastanza grandi, che si sono ritrovati un sacco di video bannati perché mostravano delle hack che si potevano utilizzare su quei server. Quindi in realtà non stavano andando contro il regolamento del server in sé e non stavano rovinando il gioco a nessuno. E ancora più grave, come lo abbiamo visto insieme, anche degli youtuber che non hanno minimamente trattato le hack, ma magari soltanto dei client o dei metodi per poter fare più FPS, sono stati bannati. Due youtuber anche grossi, PatarHD e Spunky Insan, sono stati bannati senza aver fatto nulla. Questi due youtuber, fortunatamente, dopo aver fatto un sacco di richieste, hanno riottenuto indietro il loro canale. Ma tutti quanti ragazzi che vi ho detto prima, che sono per esempio Side, It's Mixi, la Shader YouTube, sono tutte persone che appunto sono abbastanza famose per fare video dove utilizzano hack su server che li consentano. I loro video sono stati bannati e la Mojang ha detto: no, i tuoi video non tornano indietro, il nostro ban è stato corretto. Ma perché è nato tutto questo casino, questo scalpore? Tutto questo casino è nato nel momento in cui la Mojang ha adottato un nuovo sistema per rilevare i video che andrebbero bannati, un sistema che utilizza un'intelligenza artificiale. Il nome di questa intelligenza artificiale è Tracer AI, ed è un'intelligenza artificiale usata da veramente un sacco di persone. Cioè non è una cagatina che l'ho tirato fuori dal nulla, la utilizza la Nintendo, la Warner Bros, quindi quelli là di FIFA, quindi veramente un sacco di aziende lo utilizzano. E di recente questo Tracer AI ha sviluppato un nuovo bot, Flora. Flora è una nuova intelligenza artificiale che ti permette di rilevare tutti quanti i video su YouTube che vanno contro il tuo regolamento e andrebbero bannati. E quindi la Mojang ha subito deciso di utilizzarlo, di introdurlo ai suoi sistemi. Il problema è che, essendo molto nuovo ed essendo Minecraft un mondo molto vasto, ecco, quindi tante magari cose che potrebbero andare fraintese, sta dando dei problemi e molti video che non riguardano hack stanno comunque venendo bannati. Stanno cercando di risolverlo, stanno dando la colpa a questo nuovo assistente intelligenza artificiale che stanno utilizzando, ma mi sono andato ad informare e questa, signori, come avete visto dal titolo e dalla copertina, è soltanto la punta dell'iceberg per quello che poi dopo la Mojang negli scorsi anni ha fatto. Questo è perché loro è da davvero tanti anni che, a quanto pare, in maniera non propria, in maniera ingiusta, hanno bannato molti video dalla piattaforma. Inoltre vi invito a lasciare un like, perché che ne sai che io non posso essere tra questi? Tutto può essere, magari questo video non sarà on per sempre, quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video. Ancora prima di questo sistema, andando a guardare su YouTube ed informarsi, ancora prima di questo bot, di questo sistema, di questa intelligenza artificiale, già c'erano state su YouTube molte testimonianze di persone che hanno avuto problemi con la Mojang. Alcune sono veramente incredibili, perché persone hanno
hanno rischiato di perdere migliaia di dollari, ma con calma. Voglio partire dalla più recente fino ad arrivare, pensate, ai tempi di Notch. Nel 2024, quindi quest'anno, la Mojang ha regalato il Cape Blossom, ovvero per l'aggiornamento che riguarda il Cherry, e il Cape per quanto riguarda l'unione di Minecraft Vanilla e di Minecraft Bedrock. Ora, entrambe le versioni di Minecraft vengono vendute insieme, quindi per festeggiare, tra virgolette, questa unione hanno regalato un mantello, e alcune persone purtroppo non lo hanno ricevuto. Quindi la Mojang ha ben deciso di aprire un sistema di ticket dove tu potevi richiedere il mantello nel caso in cui non l'avessi ricevuto. Wow! Questo youtuber ha dimostrato che il loro sistema aveva un problema, ovvero che in alcun modo potevano capire se quella persona aveva diritto davvero a prendere quel cape, a prendersi quel mantello, e che quindi letteralmente tutti quanti potevano richiederlo, e faceva vedere in questo video com'è che lui faceva richiesta per il mantello per poterlo prendere, e in meno di 24 ore questo video è stato buttato giù per copyright. Ora, ci sono due problemi principali. Il primo, GG Mojang per non essere riuscita a fare un sistema di ticket a posto. Il secondo, e per quanto possa essere magari anche corretto e giusto che non esistano video su questo sistema, in realtà il bro non stava giocando su Minecraft, quindi la Mojang non poteva mandargli alcuno strike, non poteva buttargli giù il video. Volete sapere com'è che hanno preso e bannato quel video? Per aver mostrato il link del sito di Minecraft e il logo di Minecraft per copyright. Ora, non so se voi state capendo quanto questa cosa in realtà sia pericolosa, perché qualsiasi video potenzialmente di Minecraft, nonostante non sia contro il regolamento, non venga fatto nulla di male, la Mojang, se vuole, può bannarti il tuo video. E infatti più avanti parleremo di qualche staffer che probabilmente intenzionalmente ha bannato dei video di alcuni youtuber, ma con calma, non voglio correre troppo. Incominciamo a scorrere indietro negli anni e passiamo nel 2022. Sei uno youtuber di Minecraft, ti chiami Rayworks, e quello che vuoi fare è un video dove mostri la tua costruzione che ti permette di poter farmare e pescare automaticamente. Un video tranquillissimo, nessuna hack, nulla di tutto, se non semplicemente una costruzione, e il tuo video esplode. Il tuo video fa molte visualizzazioni e tu sei contento. Un giorno ti svegli, non vedi l'ora di fare un nuovo video di Minecraft dove magari mostri qualcos'altro, e boom, trovi il tuo video bannato. Come motivazione, elusioni delle misure tecnologiche. Ora, non so voi, ma questa frase non sembra avere troppo un senso, ma è la motivazione del ban per il quale Rayworks ha perso il suo video di Minecraft. Ci tengo a specificare, per chi magari non ne sa troppo, che se ricevi 3 rimozioni di video, il tuo canale viene completamente cancellato automaticamente. Quindi non è una cosa da dare così alla leggera, uno strike, è una cosa molto pesante ed una cosa molto grave. Non è semplicemente perdere quel video e quindi perdere quelle ore di lavoro. Potresti perdere completamente il tuo lavoro e tutto ciò che hai costruito. Infatti, nel corso degli anni, tanti canali, il più grande da tutti si chiama Xtartle, è stato bannato nel giro di neanche un giorno, quando si sono resi conto del fatto che faceva troppe visualizzazioni mentre sponsorizzava le hack. Ma qui non è presente nulla di tutto ciò. Infatti Rayworks rivuole il suo video indietro perché non gli sembra giusto, e nonostante faccia una segnalazione a YouTube gli viene rifiutata, manda un'email al supporto, rifiutata allo stesso modo, contatta il supporto di Minecraft, rifiutato allo stesso modo, arriva a fare un video dove chiede aiuto alla sua community non sapendo cosa fare. Ma la cosa più assurda è che la sua community non gli ha creduto, pensavano fosse uno scherzo perché ha postato quel video ad aprile. Immagina fare un video richiesta di aiuto, ma è il 1° d'aprile e tutti quanti ridono mentre tu sei disperato. E pensate soltanto dopo settimane continue dove ha contattato l'assistenza, dove ha chiesto aiuto a persone per riuscire a riavere il suo video indietro, finalmente uno staffer della Mojang risponde, dicono ah ok, ops, abbiamo fatto un errore, e gli ridanno il suo video indietro. Ma nel video di Rayworks dove racconta di questa sua disavventura fa il nome anche di un altro youtuber che a quanto pare ha ricevuto la stessa segnalazione che ha ricevuto lui, PKJ, uno speedrunner di Minecraft, dove per aver fatto un semplice video su una speedrun il suo video è stato eliminato per lo stesso motivo, per elusioni delle misure tecnologiche. Ma qui c'è un colpo di scena incredibile. Questo è perché, a differenza dei ban di cui abbiamo parlato finora, ovvero quindi di un'intelligenza artificiale che banna i video di YouTube, il nostro caro bro Rayworks si è ritrovato bannato anche sui mondi. Anche io, per esempio, in passato ho caricato delle texture pack
pack che ho rilasciato su Mediafire. Lui, siccome è uno youtuber che fa serie survival barra vanilla, ha rilasciato il download del suo mondo nelle descrizioni di quei video. Ma anche i mondi sono stati bannati dai siti in cui sono stati caricati. Quindi non era più un'intelligenza artificiale. Questi ban venivano fatti da AppDetex. Andando a fare una breve ricerca su che cos'è questo AppDetex, è un tracer che ti permette quindi di poter bannare i video. E quindi dietro questi ban non c'era un sistema sbagliato, non c'era una intelligenza artificiale che andava a bannare in maniera automatica, ma questi erano errori fatti da persone. Quindi qualcuno si era messo lì, aveva manualmente bannato quei video. Ora, può rimanere sempre in dubbio, magari è stata un'incompetenza o che sia stato semplicemente un errore piuttosto che un ban intenzionale, ma il fatto che qualcuno possa mettere mano e agire in maniera così libera, dove anche contattando il supporto ricevi come risposta la negazione più totale per ricevere il tuo video indietro, è una cosa molto pericolosa. Qualcuno potrebbe davvero decidere di bannarti semplicemente perché gli stai antipatico, e se non riesci ad entrare in contatto con le persone giuste rimani bannato per sempre. Ed è una cosa, tra l'altro, che non nel mondo di Minecraft ma nel mondo di Twitch in realtà in Italia è accaduta, quindi non è neanche una cosa così assurda da pensare. Ma se pensate che abbiamo raggiunto il punto più basso, signori, dovete ancora mantenervi pronti. Io vi ricordo ancora di lasciare un like per questo video, perché credo che vi sto dicendo delle cose veramente sono fuori di testa e fanno venire i brividi. Passiamo alla prossima. Uno youtuber che si è ritrovato a dover quasi pagare migliaia di dollari per una motivazione ingiusta. Non so quanti di voi conosceranno lo youtuber Think Noodles. È uno youtuber con quasi 12 milioni di iscritti, quindi veramente uno youtuber enorme, e 12 anni fa faceva video su Minecraft. È stato quasi uno dei primi proprio a portarlo. E questo che state vedendo in questo momento è il suo vecchio logo di Minecraft. Ora, non so voi, questo logo a me sembra abbastanza tranquillo. È semplicemente il logo di un canale e tra l'altro assomiglia magari un po' a quelli che possono avere i server Minecraft come logo. Può assomigliare in qualche modo anche magari al mio, perché è fatto con lo stile di Minecraft. Però, per il resto, è un logo molto tranquillo. Eppure, questo logo è stato copyright claimato dalla Mojang. La Mojang ha detto che questo logo è una loro creazione. Ora, vi sembra in qualche modo questo logo simile a quelle che sono le grafiche di Minecraft? Bene, assolutamente no. Il creatore di questo logo è un illustratore australiano che non ha mai lavorato per la Mojang, quindi si sa anche chi è che ha creato questo logo. Eppure la Mojang è riuscita ad avere ragione nonostante la controrichiesta di Think Noodles di avere il logo libero. La fortuna ha voluto è che lui questo logo non lo ha mai utilizzato per merch o qualsiasi cosa brandizzata con il suo logo di Minecraft, perché nel caso in cui lui l'avesse creata avrebbe dovuto dare tutti quanti i ricavi alla Mojang, perdendo quindi così migliaia di dollari. Io tuttora che vi sto dicendo questa notizia non sto riuscendo a realizzare quanto sia grave questa cosa, che sia riuscita a passare, che la Mojang sia riuscita ad ottenere franca. Ma se pensate che questo sia il punto più basso e la cosa più grave che potevano fare, dovete sapere che la Mojang è stata in grado di distruggere un intero gioco. Siamo nel 2012, Minecraft è ancora proprietà di Notch, e sbuca fuori questo gioco chiamato Junk Jack, un gioco 2D pixelato dove tu puoi affrontare vari boss ed è un po' un misto tra Terraria e Minecraft, pur non avendo nessuna citazione e nessun riferimento a tutte e due, a differenza magari dei giochini per mobile che sono palese delle copie bruttissime. Questo gioco invece ha molte cose originali che riguardano la grafica o che riguardano la creazione di tante meccaniche di gioco custom. Eppure un giorno il creatore del gioco Junk Jack viene contattato dal team di legali della Mojang dicendo che vogliono cancellare per copyright il suo gioco. Ora, non so voi, ma un gioco 2D a me non sembra minimamente pixelato abbastanza da dire ok è Minecraft, né mi sembra tantomeno che Minecraft abbia il copyright totale sui pixel e su tutte le cose non in alta qualità. Eppure deve esserci qualche motivo per cui sono riusciti a mandare questo copyright claim, deve esserci una motivazione di base per cui ci siano riusciti. Signori, tenetevi pronti per sapere il motivo, perché è veramente distruttivo. Pronti?
Io ve lo dico, la motivazione è che hanno ringraziato Minecraft. Io giuro che non sto scherzando. La motivazione del perché il loro gioco stava per venire bannato è perché nei crediti del loro gioco hanno detto grazie a Minecraft di esistere e di essere il nostro fratello maggiore come giochino indie pixelato. Questo gli stava costando l'intero gioco, aver detto la parola Minecraft, e hanno annullato tutto. Ma quindi quanti errori vengono fatti e magari quanti errori invece non ricevono una controrisposta e vengono fatti passare per buoni? Credo che questa storia sia veramente incredibile. Mi raccomando, lasciate un like e voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci si becca domani con un nuovo video. Bella.